Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. Samantha Cristoforetti premiata AIMIA 2015. C'è anche lei, l'astronauta dei record, tra i vincitori dei Macchia Nera Italian Awards, i premi dedicati agli italiani di internet. Samantha Cristoforetti in collegamento Skype con il Teatro Novelli di Rimini, in cui è avvenuta la premiazione, è stata incoronata miglior presenza social 2015. Il suo successo tra il pubblico è stato straordinario, anche grazie alla continua condivisione via Twitter di splendide foto scattate dalla Stazione Spaziale Internazionale durante la missione Futura e ai costanti aggiornamenti del seguitissimo sito Avamposto 42, un vero diario di bordo dallo spazio. Finita la missione, che lo ricordiamo è terminata il 10 giugno, Cristoforetti non ha smesso di aggiornare costantemente i suoi numerosi fan appassionati di spazio. Su Twitter ha al momento quasi 600.000 follower. La costellazione di Galileo raggiunge quota 10 satelliti. Alba e Oriana sono in orbita. Sono loro i satelliti numero 9 e 10 che lo scorso 11 settembre si sono correttamente inseriti nella costellazione europea dedicata alla localizzazione e alla navigazione satellitare. A portarli verso Galileo, questo il nome della famiglia di satelliti, è stato il vettore Soyuz partito dalla base ESA di Kourou, nella Guyana francese. Entro la fine dell'anno decolleranno verso lo spazio anche altri due satelliti, uno dei quali è in fase di preparazione nella base ESA di Nordwijk in Olanda e l'altro ha già terminato la preparazione tecnica e nella seconda metà di ottobre partirà alla volta di Kourou. Dall'anno prossimo cambia il calendario delle partenze. A portare in orbita i satelliti sarà un vettore Ariane 5, che a bordo non avrà più due satelliti ma quattro. La Luna diventa sempre più piccola. Il nostro satellite naturale si sta restringendo. La diagnosi di rimpicciolimento per la Luna la firmano i ricercatori che lavorano ai dati raccolti dal Lunar Reconnaissance Orbiter, la sonda della NASA che è in orbita dal 2009 e che è riuscita a mappare circa i tre quarti del nostro satellite. Da questo studio accurato è emerso che la Luna sta diventando più piccola principalmente per due cause. La prima è che il suo nucleo si sta raffreddando e questo fenomeno fa sì che ampie zone del sottosuolo si solidifichino e perdano così volume. La seconda causa è invece di origine terrestre. Nel rimpicciolimento della Luna gioca un ruolo importante la forza gravitazionale esercitata dal nostro pianeta, che è responsabile dei mutamenti superficiali sul suolo lunare e gioca un ruolo anche nella sua contrazione. Bepi Colombo a porte aperte. Se siete curiosi di scoprire com'è la struttura della sonda che tra qualche anno ci permetterà di scoprire i segreti di Mercurio, dovete fare un salto in Olanda. A Nordwijk il 4 ottobre si celebra l'Open Day di ESTEC, il centro tecnico dell'Agenzia Spaziale Europea. Durante la giornata sarà possibile ammirare da vicino alcuni moduli della missione congiunta euro-giapponese Bepi Colombo, che nel 2017 inizierà un viaggio di 7 anni verso Mercurio. L'Europa, grazie all'ESA, si occupa di costruire il Mercury Planetary Orbiter, destinato a studiare la composizione interna del pianeta, mentre l'agenzia giapponese JAXA si occupa del Mercury Magnetospheric Orbiter, dedicato allo studio del campo magnetico di Mercurio. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. Il mondo della cultura e la tecnologia aerospaziale diventano alleati per tutelare il patrimonio artistico e archeologico italiano. Da Villa Adriana al Colosseo, dalla Torre di Pisa a Pompei, i siti più noti e amati del nostro paese saranno sottoposti a una tutela speciale. A vegliare su di loro dallo spazio ci penseranno gli occhi avanzati dei satelliti. Saranno loro a monitorare lo stato di salute dei nostri monumenti, osservando ogni mutamento e soprattutto fornendo dati utili per la tutela. I satelliti terranno d'occhio eventuali slittamenti, ma anche azioni potenzialmente dannose intraprese dall'uomo. L'obiettivo è quello di conservare e valorizzare, facendo leva su eccellenze italiane messe a sistema, una collaborazione terra-spazio nel nome della cultura. A sancire questa inedita alleanza è il rapporto tra l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro e l'Agenzia Spaziale Italiana, avviata con il workshop Tecnologie Applicative e Servizi Aerospaziali a supporto del patrimonio culturale che si è tenuto al Collegio Romano. Con loro hanno discusso anche CNR, ISPRA, ASAS e ENAV per capire come potenziare la sinergia e ottimizzare le risorse. Le tecnologie ci sono, spiega il presidente dell'ASI Roberto Battiston. Naturalmente questo richiede uno sforzo organizzativo per garantire un servizio che oggi è episodico.
Il supporto e l'incontro per un paese come l'Italia, che è tappezzata di beni culturali di altissimo livello, di altissime caratteristiche storiche, artistiche, è che in questo modo, con risorse relativamente limitate, si può monitorare l'intero patrimonio continuamente, giorno e notte, e con grande dettaglio e precisione, indicando e fornendo precise indicazioni su dove intervenire e quando, e verificando prima che accadano certi tipi di crolli o di disastri. Le tecnologie ci sono, naturalmente richiede uno sforzo organizzativo per garantire un servizio che oggi, diciamo, è episodico e si basa su principi di dimostrazione. L'attività che stiamo discutendo anche con i colleghi dei beni culturali e come passare da questa fase prototipale iniziale di dimostrazione di principio a un servizio che nelle mutatis mutandis assomiglia a quello che la protezione civile fa sui disastri ambientali, un servizio che possa monitorare continuamente questo grande patrimonio con risorse economiche limitate grazie alla tecnologia dei satelliti. È nostra intenzione andare in questa direzione, passa anche attraverso una politica di dati open, di dati forniti a un pubblico il più vasto possibile per sensibilizzare la società alle potenzialità del dato satellitare che poi viene applicato a livello più sofisticato caso per caso nelle applicazioni di interesse. Al momento il servizio di mappatura della Terra ha permesso all'ASI di archiviare oltre 40.000 immagini, un patrimonio molto prezioso che si arricchirà ancora almeno fino al 2025. Ogni 16 giorni effettuiamo un mapping completo del territorio italiano in modalità interferometrica, ossia che permette la possibilità di valutare cambiamenti, mutamenti nel territorio ed anche spostamenti millimetrici degli edifici, delle infrastrutture e così via. Quindi ogni 16 giorni mapping completo, attualmente 40.000 immagini già in archivio e un mapping continuo regolare fino sicuramente almeno al 2025. Il monitoraggio e il controllo del patrimonio culturale è fondamentale e realizzarlo tramite satellite è vantaggioso perché è basso impatto e permette di intervenire anche in zone difficili come per esempio quelle prive di energia elettrica. È una sfida e tutti la vogliono vincere.